Ciao e ben ritrovati nel mio canale. Oggi andiamo a parlare dell'invertitore elettrico. L'invertitore è un interruttore a quattro ingressi o morsetti. La sua funzione è appunto utilizzata quando si ha la necessità di accendere una o più lampade da tre a più punti diversi. Come possiamo notare dal nostro schema unifilare, si vede come l'utilizzo dell'invertitore è appunto indispensabile se si utilizzano tre punti di accensione oppure di più, perché praticamente alle due estremità si utilizzano i deviatori. Mentre quando si ha la necessità di utilizzare più di tre punti differenti diciamo, di accensione, si fanno, diciamo, avanti l'utilizzo di questi invertitori. Appunto, invertono il loro flusso di corrente facendo in modo che si possa accendere la luce da qualsiasi punto noi ci troviamo. A questo punto non ci resta che passare alla prova pratica di collegamento elettrico e di funzionamento. Ecco come si presenta dopo aver collegato elettricamente i due deviatori e l'invertitore. Allora, il primo deviatore collegato al secondo punto che è il nostro invertitore, dall'invertitore conclude con l'altro deviatore e le due estremità. Abbiamo la prima parte, la L del primo deviatore, arriva alla fase della nostra linea e l'altra L del deviatore al ritorno della lampada e l'altro della lampada, l'altro colore della lampada, quindi il ritorno della lampada va al neutro. Andando adesso a fare la prova pratica, possiamo vedere il suo funzionamento. Allora, adesso andiamo ad accendere dal primo deviatore, che è il nostro primo punto, poi passiamo al secondo punto, lo abbiamo spento, possiamo riaccenderlo e andare al terzo punto e lo spegniamo. Possiamo trovarci in questa situazione accendiamo, attraversiamo, possiamo spegnerlo dal primo deviatore e così via. Ecco appunto spiegato il funzionamento dei due deviatori con l'aggiunta di un invertitore. Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione. Vi ringrazio per aver visualizzato anche quest'altro tutorial. Vi aspetto nei prossimi tutorial. Grazie, a presto, ciao.